Grosotto, Nord Italia. Tra queste montagne ricche di boschi, il legame tra legno e religione è indissolubile e profondo. Da sempre l'uomo si è servito degli alberi per costruire opere d'arte che lo avvicinassero a Dio. Indietro milioni di anni fa con l'Homo habilis, che pian piano l'uomo ha capito che l'importanza del legno non solo per scaldarsi e per mangiare, ma anche per lavorarlo. Il legame tra il legno e l'uomo lo vediamo appunto attraverso le opere qui in santuario, in modo particolare attraverso la croce, quindi questi due pali di legno incrociati insieme ci portano a sperimentare la verticalità verso il Signore, quindi verso il trascendente, e l'orizzontalità, cioè noi, popolo in cammino, che abbracciamo tutti insieme la croce. L'uomo pian piano percepiva la gioia di appartenere al Signore, ma come poteva manifestare questa gioia se non attraverso delle opere? L'Ancona è un'opera molto importante, tutta intagliata in legno, 15 metri di un capolavoro, se volete. L'artista voleva in qualche modo, attraverso quell'opera, riuscire a essere innalzato verso il Signore. E si divide in tre ordini architettonici. L'inferiore è composto da una nicchia affiancata da tre colonne per lato, e nella nicchia è raffigurata la Madonna Assunta con inginocchiati ai piedi gli apostoli Pietro e Paolo. Il secondo ordine rappresenta Santa Cecilia intenta a suonare un organo. Il terzo ordine raffigura l'incoronazione della Madonna da parte della Santissima Trinità. Conclude il tutto una gigantesca corona portata da angioletti in volo. All'interno del nostro santuario abbiamo lo splendido pulpito che rappresenta San Michele che sconfigge il drago, quindi in questo caso che sconfigge le forze del male. Il pulpito era già nella chiesa antica ed è opera di un artigiano locale, Andrea Musatto, che lo scolpì nel 1606. Il pulpito rappresenta la parola che, di Dio, che chiaramente parte dall'alto e si incarna verso l'uomo, e quindi poi dall'uomo ritorna verso il Signore. Siamo sul campanile del nostro santuario e possiamo vedere un'altra opera in legno, che è il castello e anche i ceppi delle campane. Il legno, essendo un materiale leggero, non ostacola ma accompagna il suono delle campane, questo per permettere un suono più melodioso. L'ultimo organo Sarassi, progetto realizzato su un organo precedente, di cui è stato conservato intelligentemente
tutta una certa parte, specialmente la basseria, quindi questi suoni gravi e profondi. Anche gli intagli sono in legno di cirmolo, perché nelle sue condizioni ottimali non va soggetto al tarlo. Possiamo ammirare eventualmente davanti all'organo anche la vicenda, la storia della nostra fede, in modo particolare la vicenda della nostra storia locale per quanto riguarda la presenza di Maria nel nostro paese.